Leonardo Barnabà, terzino, nato a Bari, 23 anni. Terzino con licenze di proiezione offensiva, Barnabà è stato uno dei punti di forza della squadra ed è ormai pronto per il balzo fra i professionisti. Forte come atleta, gioviale di carattere, sempre pronto allo scherzo e al dialogo, è cresciuto a vista d'occhio nel corso del torneo, tanto da impressionare parecchi degli osservatori accorsi al comunale per visionare il suo compagno di squadra Vittorio Insangue. Abile nel controllo dell'avversario, forte in elevazione e nell'anticipo, spesso si proietta in avanti con rapide incursioni sulle fasce laterali. Ha anche un buon tiro, soprattutto nei calci piazzati. Salvatore Mazzarano, stopper, nato a Massafra, 23 anni. Mazzarano si impone subito all'attenzione dei tecnici per la sua grinta e per la sua capacità di controllare la punta più avanzata degli avversari. È ormai nel mirino di parecchie squadre di serie superiore. Uno stopper di sicuro affidamento, un mastino, un baluardo invalicabile che diventa un incubo per tutti gli attaccanti che marca, ai quali non concede mai nulla. Seppure impegnato col servizio militare, il suo è stato un torneo esaltante. Michele Amendola, libero, nato a Poggiomarino, Napoli, 25 anni. Sicuramente uno dei migliori liberi del girone, non spreca mai una palla in fase di appoggio, ha classe e stazza superiore, potente ed elegante nei disimpegni difensivi, non ha fatto mancare il suo apporto anche in fase offensiva. 3 gol sono un bottino, niente male. La sua vera arma vincente sono i calci di punizione, sono delle vere bombe. Napoletano verace, si è accattivato subito le simpatie dei tifosi, tanto da diventare uno dei beniamini della gradinata. Cosimo Arsenio, centrocampista, nato a Latiano, 33 anni. Il suo campionato è stato un esempio di impegno. In un centrocampo con pochi uomini votati alla copertura, lui ha sempre chiuso ogni varco, annullando di volta in volta la mezza punta avversaria. Il suo rendimento è stato altissimo, anche se è mancato per squalifica a tutti e due gli appuntamenti con il Nardò. Un unico cruccio, non essere riuscito a realizzare un gol come tutti i suoi compagni. Giuseppe Zarbano, attaccante, nato a Carlantini, 23 anni. È un generoso, un lottatore, che in campo dà sempre tutto quello che può. Il suo gioco fatto di rapide progressioni lo porta spesso a ricevere falli anche cattivi dagli avversari. Ma lui, come se niente fosse, si rialza e riparte testa in giù. La gran mole di gioco che crea notevoli benefici ai suoi compagni, soprattutto in trasferta, comporta un certo appannamento in fase conclusiva. Dopo 2 campionati a fasi alterne, quest'ultimo ha messo in risalto tutte le sue capacità. Un uomo prezioso, quasi indispensabile nell'economia del gioco. Giovanni Tartaglione, centrocampista, nato a Castellammare di Stabia, 24 anni. Una classe limpida, un dribbling eccellente e soprattutto un'ottima visione di gioco permettono a Tartaglione di giocare un calcio eccellente. Proprio queste sue caratteristiche lo hanno fatto spesso oggetto di rudi cattiverie degli avversari. Partito alla grande in questo torneo con 2 gol al Matera, non è più andato in gol, ma parecchie palle gol sono arrivate dai suoi piedi, soprattutto a conclusione di lunghe progressioni sulle fasce conclusive con stupendi traversoni a centro area. Claudio De Tommasi, centrocampista, nato a Bari, 31 anni. Il suo campionato è stato un modello di serietà professionale, la sua classe infatti non può essere assolutamente messa in discussione. Anche se ha iniziato il torneo senza una adeguata preparazione, il suo campionato è stato in crescendo, toccando l'apice nella partita di ritorno con il Francavilla. Le sue giocate spesso hanno dimostrato che un giocatore di tale levatura è un lusso per queste categorie. Meriterebbe certamente platee più grandi. Ha contribuito anche con 5 gol personali al trionfo del Fasano in questo torneo. Angelo Cancianiello, centrocampista, nato a Poggiomarino, 26 anni. L'abile fantasista campano è stato, soprattutto nella prima parte del torneo, uno dei punti cardine della squadra. I suoi dribbling, le sue proiezioni sulla fascia sinistra hanno messo in crisi gli avversari. Stupendo, quasi d'antologia, il gol realizzato a Rende. In trasferta, le sue predisposizioni a tenere la palla, quasi a nasconderla, spesso è stata un'arma vincente. Come tutti i campani, ha un carattere allegro e gioviale, molto sensibile agli incitamenti del pubblico. Col Fasano ha vissuto un anno indimenticabile. Vittorio Insanguine, attaccante, nato a Monopoli, 21 anni. Insanguine e Superman, il cronometro del gol, sono i titoli a caratteri cubitali che lo impongono all'attenzione del calcio nazionale. Con le sue prodezze ha segnato il trionfale cammino del Fasano. I suoi gol parlano da soli, di destro, di sinistro, di testa, su punizione, a conclusione di azioni corali. Un giocatore completo, di classe cristallina, praticamente un fenomeno. È stato anche impegnato nella nazionale dilettanti. Ora per lui si aprono le porte dei grossi club. Buon viaggio, Vittorio. Raffaele Di Zio, portiere, nato a Cappelle sul Tavo.
25 anni, quest'anno approda a Fasano con tante speranze. Purtroppo la fortuna non è stata della sua. Dopo aver ottenuto la fiducia di Mister Greco, quando stava per raggiungere la migliore condizione fisica, una maledetta pulbalgia lo ha fermato un paio di settimane. Tanto è bastato aver Gallo per conquistarsi definitivamente il posto di titolare. Va comunque apprezzato il senso di responsabilità e lo spirito di amicizia che ha animato i due portieri. Di Zio non ha mai creato polemiche ed è stato sempre al suo posto. La sua classe, però, non si discute, verrà fuori con un pizzico di fortuna in più. Antonio Quarta, difensore, nato a Trepuzzi, 23 anni, sempre pronto a sostituire qualche compagno infortunato o squalificato, ha dato il suo ottimo contributo quando gli si è presentata l'occasione. Difensore di fascia, sempre attento nel controllo dell'avversario, non disdegna qualche proiezione offensiva. Come tutti i suoi compagni di panchina, ha avuto il merito di contribuire con serietà a mantenere unito lo spogliatoio. Antonio Cesa, jolly difensivo, nato ad Avellino, 22 anni. In qualsiasi altra squadra dell'interregionale sarebbe stato titolare inamovibile ed è stato un vero lusso per la panchina fasanese. Quando è stato chiamato in campo, infatti, è stato sempre all'altezza dei suoi compagni. Eccellente la sua prova contro il Mesagna, micidiale nei tiri da lontano, ha colpito per ben 3 volte i legni della porta avversaria nel corso del torneo. Carmelo Cacucci, centrocampista, nato a Fasano, 26 anni, cuore e sangue bianco-azzurro. 200 partite nel Fasano, la dicono lunga sull'unico fasanese puro sangue presente nell'organico di Lea Greco. Grinta, carattere, capacità di soffrire nei momenti difficili ne fanno ormai una bandiera del Fasano, senza dubbio uno dei migliori prodotti calcistici locali. La sua comunque è stata una stagione sfortunatissima. Un brutto strappo nella gara interna con l'Acri lo ha tenuto lontano dal campo per parecchie settimane. Claudio Carnà, terzino, nato a Stignano, 26 anni. Quest'anno, nonostante il servizio militare, è rientrato nei ranghi disputando qualche scorcio di partita. Alfonso Alampi, attaccante, nato a Tavernova, 31 anni. Quest'anno all'inizio aveva rotto con la società, poi è ritornato nei ranghi e ha portato il suo contributo di gol per la conquista della promozione. È il cannoniere di tutti i tempi del Fasano. I tabellini ufficiali gli attribuiscono 58 gol che lo pongono al vertice della speciale classifica dei cannonieri di tutti i tempi del Fasano. Non ha più il guizzo e lo scatto bruciante degli anni scorsi, ma il fiuto del gol è rimasto intatto. Presidente Di Biase, lei è entrato nella storia del calcio fasanese per la prima storica promozione nei professionisti. I suoi ricordi di quell'annata? Beh, i ricordi di quell'annata sono eccezionali e in effetti devo dire che tornare indietro nell'età lo ripeterei, onestamente. I ricordi sportivi soprattutto. La scelta del tecnico Elia Greco e di tutti i giocatori. Parliamo un po' di come nacque quel magico Fasano. Dunque, Elia Greco mi fu presentato dallo storico segretario Antonio Napoletano. E devo dire che diedi tutto in mano a lui per la ricerca degli elementi giusti per fare quel famoso campionato a vincere. Dei giocatori, dei tanti giocatori forti che quell'annata vestirono la maglia biancazzurra, ha un rapporto particolare, ricordi particolari? Beh, Vittorio Insanguine è stato un elemento che ci ha dato tante soddisfazioni. Infatti è stato lanciato dal signor Elia Greco, che non vedo da vent'anni, devo dire.
Per quanto riguarda invece la gestione di una squadra, torniamo indietro di 26 anni, lei era un imprenditore che decise di cominciare questa attività, è rimasto subito dopo un altro anno, se non vado errato, col Fasano, dopodiché ha abbandonato completamente le scene calcistiche. Beh, ho abbandonato per dei motivi evidenti e per causa di una fascia di così chiamati tifosi che, pilotati da persone che giravano intorno al calcio, hanno voluto far fuori un presidente. Ma fu una stagione straordinaria. I tifosi in quell'anno 87-88 sostennero la squadra come non mai, forse. Beh, in quegli anni c'erano ragazzi che erano pieni di entusiasmo. Ma sto notando che anche in questi ultimi tempi sta nascendo lo stesso entusiasmo di quell'epoca. Io spero che la cosa abbia un proseguo. Adesso lei non segue molto le gesta del Fasano? Assolutamente, purtroppo devo dire di no. Purtroppo, sempre a causa di questi tifosi che mi hanno messo in condizione di non accedere più al campo. Tornando a quell'anno, l'ultima domanda, qual è l'episodio che più ricorda volentieri, promozione a parte, naturalmente la festa, tutto quello che accade dopo, feste e roba varia, c'è un episodio particolare che ricorda in modo evidente? Beh, l'episodio non molto, non devo dire propriamente sportivo, è la sera che fu fatta la festa in Piazza Acciaia. Non ho mai visto tanta gente che ha dato interesse al calcio fasanese. Azzurro come il cielo, sventola il vestito nei nostri cuori, ed un solo grido che si alza fin lassù, esplode come un tuono, ci unisce ancora di più. Andiamo in Serie C, Fasano.